Siamo soliti fermarci su quello dell'Annunciazione, che credo conosciamo tutti bene a memoria e che lo abbiamo anche visivamente presente perché è uno dei più rappresentati dalla pittura e dall'arte, l'Annunciazione della Maria. Ma altrettanto profondo è il testo della lettera agli Ebrei, che abbiamo ascoltato, il capitolo 10, che cita e commenta quello che è il testo del Salmo responsoriale, il Salmo 39. E il testo della lettera agli Ebrei ci aiuta a togliere false immagini di Dio, che in questo periodo sono facili raggiungerci. Ne cito essenzialmente due. La prima è l'immagine di un Dio giudice e castigatore, ma il testo ci dice: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, non hai gradito olocausti e sacrifici per il peccato. Quello che sta succedendo, anche se alcuni lo dicono, non è assolutamente castigo di Dio né volontà di Dio per correggere l'umanità. Ha altre origini, non ha origini divine. Come dobbiamo anche eliminare da noi un'immagine di un Dio come un mago, uno sciamano, un prestigiatore, un miracolista, che di colpo cambia le scene della storia, il male o il bene. Queste immagini non sono quelle cristiane, ci lasciano nel paganesimo, ci lasciano a prima dell'avvenimento che stiamo celebrando quest'oggi, ci lasciano a prima dell'Annunciazione della nascita di Gesù, perché da quel momento il Dio è diventato come noi, si è fatto carne come noi e come abbiamo ascoltato tanto nel Salmo che nella lettera agli Ebrei, ha detto: ecco, io vengo per fare la tua volontà. E la volontà del Padre è che il Signore Gesù offra la sua vita per la salvezza dell'umanità. Il Gesù, Dio, ci dice che non è venuto a chiederci conto, è venuto ad offrire il suo sangue per noi, non chiede il nostro sangue per castigarci. Credo che questo atto di fede lo dobbiamo ripetere continuamente nel nostro cammino cristiano, ma sia particolarmente importante dircelo oggi all'interno di questa situazione. No a un Dio giudice e castigatore, no ad un Dio miracolista e che viene a risolvere i nostri problemi. Sì, invece, ad un Dio che si è fatto storico, che si è calato nella nostra storia, che ha percorso i passi di ognuno di noi, dal concepimento alla nascita, alla crescita, fino alla morte, e anche ha scelto la morte più cruenta e opprobriosa del suo tempo, quella di croce. Un Dio che percorre esattamente la storia di ogni uomo, e sono certo che Gesù percorre la storia dell'umanità di oggi, e in modo particolare dei malati, dei colpiti da questo.
sia di un Dio però che attraverso la storia fa appello alla nostra responsabilità, che chiede la nostra libertà a seguire, che chiede il nostro sì. E quanto è avvenuto e quanto ha fatto Maria, sia fatta la tua volontà. Il sì di Maria è appello alla nostra responsabilità, una responsabilità che è collegata con la storia e le vicende della vita, una responsabilità a seguire quanto ci viene chiesto tutti in questi giorni. Credo che ognuno di noi possa ripetere le parole di Maria incarnandole nella vita di oggi. Ecco, sono la serva del Signore, avvenga in me secondo la tua parola, e dobbiamo adattare all'obbedienza di questi giorni. Quanto ci viene chiesto è che in qualche modo ha sottratto la nostra libertà e le nostre abitudini, è finalizzato alla vita e non alla morte, è finalizzato a ricostruire solidarietà e non puro isolamento e indifferenza, è finalizzato a prenderci cura l'uno degli altri, dell'altro, è finalizzato a sentirci tutti parte della stessa vicenda e della stessa storia, una storia di salvezza da cui possiamo salvarci solo insieme, solo se insieme possiamo dire come Maria: ecco, io sono disposto a compiere la tua volontà, e la volontà è quella che ben conosciamo. Ecco che questa esperienza di vita, se la accogliamo veramente tutti insieme come responsabilità, ci aiuterà a uscire da quello che sembra un cammino di morte e di abbandono e a ritrovare la forza di una umanità riunita che sa essere veramente solidale e unita. Chiediamo a Maria che ci aiuti quindi nel nostro piccolo, ognuna delle nostre persone, in questi giorni, a dire il proprio sì, che è un sì per la vita e non per la morte. Per questo motivo, al termine e prima della benedizione e della celebrazione, rivolgeremo a Maria stessa, Madonna di Siponto, che onoriamo nella nostra città e nella nostra diocesi da secoli, ecco, rivolgeremo la supplica perché intercede